Seconda domenica di Pasqua, anno B. Il Vangelo che questa domenica la liturgia ci presenta è tratto dall'Evangelista Giovanni al capitolo 20. Mentre nel giorno di Pasqua sono i discepoli, le donne che vanno al sepolcro e Gesù ora che va incontro ai suoi discepoli. E la sera di quel giorno della resurrezione, di quel giorno di Pasqua, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, Gesù andò loro incontro e si pone al centro e dice loro pace a voi. Gesù li incontra e li va a cercare per porre pace nel loro cuore, per rassicurarli della sua presenza, per rassicurarli che le sue promesse sono mantenute, ma soprattutto Gesù va incontro a loro per donare lo Spirito Santo, perché è lo Spirito Santo che darà loro la forza di credere. È lo Spirito Santo che poi, come vedremo nel giorno di Pentecoste, spalancherà le porte del luogo dove erano rinchiusi per paura dei giudei per annunciare al mondo che Gesù di Nazaret è risorto. 8 giorni dopo Gesù va incontro anche a Tommaso, a colui che non c'era in quella sera. Gesù va incontro anche a quell'unico che ancora non lo ha incontrato, non lo ha visto. Potremmo quasi pensare che qui si ricorda anche quella parabola che Gesù aveva già raccontato loro precedentemente, di Gesù, del pastore che va in cerca anche dell'unica pecora, di chi non c'era. Quindi Gesù ancora una volta incontra i discepoli, ma soprattutto incontra Tommaso, colui che non c'era, colui che non lo aveva visto, colui che non lo aveva incontrato, colui che faceva ancora fatica a credere, e anche a lui dice pace. E poi gli mostra i segni della sua passione, soprattutto gli mostra i segni del suo amore e lo invita a toccare. Siamo tutti quanti noi raggiunti da Gesù, tutti cercati, perché tutti amati, e a tutti Gesù dice pace a te. A tutti Gesù dona lo Spirito Santo perché possiamo credere, perché possiamo incontrarlo, perché possiamo vivere con Lui, ma soprattutto perché tutti possiamo fare esperienza del suo amore colmo di misericordia. Questa domenica è anche la domenica che per volere di Giovanni Paolo II viene chiamata la domenica della Divina Misericordia. Sì, perché tutti dobbiamo sperimentare il suo amore colmo di misericordia.